Li vedete questi tre bellissimi ragazzi dagli occhi azzurri? Sono tre siciliani, palermitani precisamente, di tre generazioni diverse. Tutti e tre hanno conosciuto la mafia, ma ognuno di loro lo ha fatto in modo differente. Lui è Piff, la sua vita si è intersecata spesso e malvolentieri con la mafia, quindi la sua è stata una conoscenza diretta, di prima mano. Lui è io e ha conosciuto la mafia per sentito dire, grazie agli svariati eventi commemorativi organizzati nel corso degli anni. I films proiettati a manetta nelle scuole tipo I 100 passi e la televisione. Lui è Alex e per lui la mafia magari sarà ancora qualcosa di molto astratto e nebuloso. Allora il ragazzo di prima, quello decisamente meno figo dei tre, ha deciso di venire incontro al giovane Alex per spiegargli per bene chi sono questi stronzi brutti e cattivi dei mafiosi. Farbacco. Salve a tutti, sono Giuseppe Emanuele Cardinale e oggi parleremo di cinema. Scusate se ho questa espressione più nebatita del solito, ma oggi parleremo del primo capolavoro cinematografico del grandissimo Piff! Ah, le Piff! Qui su Piff! Non conoscete Piff? Povera Italia! Il capolavoro in questione è per l'appunto La mafia uccide solo d'estate, opera prima del mitico Piff. Nel film ci viene raccontata la Palermo dal 69 fino ai nostri giorni da un punto di vista molto particolare, quello di Arturo. Arturo è un bambino come tanti altri delle elementari, che si innamora di una sua compagna di classe, Flora. A causa di un innocente fraintendimento, però, il giovane Arturo non riuscirà a dichiarare il suo amore a Flora con facilità. Il nostro protagonista, infatti, ceppo delle storie e dei racconti sentiti a Palermo, crede che le donne uccidano gli uomini, che in un certo senso è pure vero. Che non si muore per amore. È una gran bella verità. Come si può notare dal trailer, infatti, un po' per omertà e un po' per sapientoneria, le persone che incontrerà il nostro giovane Arturo gli faranno credere che tutti gli omicidi che stanno avvenendo a Palermo, quelli di cui parlano i giornali e le televisioni, non sono altro che questione di femmine. Qua dice che la mafia ammazzò il maresciallo Attilio Buonincontro. Quale mafia è maga? Secondo me è tutta una questione di film. Nella sua ingenuità, il giovane protagonista non si renderà conto che gli omicidi non sono altro che regolamenti di conti fra mafiosi e omicidi più o meno politici. Ma basta parlare di trama, altrimenti che lo andate a guardare a fare? Ci andate, vero? Ah, già fatto tu! Complimenti! Un film fatto con quattro soldi, con 2 lire proprio! E questo in questo caso non è altro che un valore aggiunto. E come ha detto più volte Piff durante la promozione di questo film, e come appare scritto fra i titoli di testa, per realizzarlo e girarlo a Palermo, non è stato pagato un centesimo di pizzo. Con una semplicità imbarazzante, il film procede, spinto avanti da una deliziosa e geniale sceneggiatura, scritta a 6 tentacoli da una piovra. No, aspetta, sbaglio, ci fu. Errore mio. Scritta a 6 mani da Piff, Michele Astori e Marco Martani. Questo film prende un po' per in giro la mafia. Il Ah, io volevo precisare che, ok, lo sono io, l'ho scritto io, però non sono da solo. Lo dico per caso mai c'è qualche mafioso in sala. Eravamo in tre, io, Michele Astori, Marco Martani. Nel senso, dividiamo i proiettili. Perché devo prenderlo io? Pienamente padrone del mezzo cinematografico, Piff firma una regia semplice e pulita, senza le trastullazioni tarantiniane che uno si aspetterebbe di vedere in un film di mafia, con un'elegante alternanza fra immagini di repertorio e finzione filmica. L'intelligente scelta narrativa fa sì che si passi da toni di una quasi surreale commedia a che cagnate ne riente! A pugni nello stomaco per gli amici al di là dello stretto. La vera trovata geniale del film è quella di ridicolizzare la mafia in una maniera così irriverente. I vari siparietti fra i mafiosi, infatti, sono fra le scene più comiche e se vogliamo anche poetiche del film. Tipo quelli fra Totò Riina e Leoluca Bagarella, interpretati rispettivamente da Antonio Alveario e mio compare Domenico Centoamore. Ma che sono biscotti, Ghini? No. Gli attori sono tutti bravissimi, qualche riserva magari sui bambini. Non tutti, ma questo lo dico soltanto perché sto a rosicà. Non sono stato preso nel cast dei bimbi. Anche Piff, nonostante la sua falsa modestia, è stato decisamente all'altezza pure di questo ruolo. I due piccoli ruoli di Ninni Bruschetta e Claudio Joè sono stati ben caratterizzati e interpretati, anche se compaiono quasi in decamei, che poi in realtà il film è costellato da tanti piccoli camei, di gente più o meno famosa, che magari ad un siciliano
o meglio ancora ad un palermitano, possono risultare molto familiari. Per esempio c'è pure mio compare Giovanni Mangalaviti che fa il parrino, il sacerdote, durante una breve sequenza. E Tiziano Di Cara che urla in un'altra. Ma l'appunto che mi preme fare di più è quello, lo sapete. Scusatemi ma è più forte di me. Il cast femminile. Perché in fondo a me il cinema mi piace perché c'è sta alla fine la figura femminile che è molto importante per la realizzazione di un'opera cinematografica. Barbara Tabita, che, sono serio, è una bravissima attrice, nel film interpreta un personaggio di contorno, la madre di Arturo, la quale compare per poche pose. Ma anche con queste poche apparizioni, suonano il campanello. Ridefinisce il concetto di MILF. MILF! In quanto per l'appunto madre di Arturo. Scusate, non ci sono riuscito ad essere serio per tutta la frase. Mamma! Mamma! E poi c'è lei, Cristiana Capotondi. Cristiana. Cristiana, se mai un giorno dovessi vedere questo video, ti prego, non offenderti. Potremmo essere coetanei. Tu sei nata il 13 settembre e io sono nata il 16 settembre. Sì, io sono nato nell'89, però. Vabbè, insomma, siamo lì, no? Se ti dico, volevo solo dormirle addosso. Del 2004. Di Eugenio Cappuccio, con Giorgio Pasotti. Avevo 15 anni, tu mi capisci? Poi vogliamo parlare delle notti prima degli esami? Dai, scherzi a parte, torniamo seri. Se siete in piedi, sedetevi e tenetevi forte, perché adesso esagero. Cristiana è una delle più grandi attrici della sua generazione e non. Cioè, per dire, ha lavorato con Terry Gilliam. Ha doppiato un personaggio già difficile da interpretare di Educazione Siberiana di Gabriele Salvatores. Mica robetta. Piff, gli faceva pena, Caruccio. Allora si è prestata. Qui però stiamo trascendendo un po' troppo. Anche in questo film, Cristiana si è rivelata all'altezza della sfida, sfoderando un palermitano convincente ed adeguato. Ho chiesto di avere tutti i palermitani perché non sopporto quelli che vengono da fuori e parlano in palermitano e non sono capaci. Cristiana Capotondi, che ha fatto un training forzato di accento e arancine. Ah, poi all'inizio del film c'è una scena in computer graphic e io mi emoziono sempre quando ci sono scene in computer grafica in un film italiano. Già in America nell'89 avevano una cosa del genere. Oh, 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 oh. Rete! 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 Sì, quello. Però finalmente siamo arrivati anche noi, bravo Piff. Ma solo uno spermatozoo, decisamente in ritardo, non avendo sentito tutto quel frastuono, si gettò di testa dentro l'ovulo e fecondò. Ecco, quello spermatozoo ero io. Ma che specchio è? Bellissime anche le scenografie. Oltre ai bellissimi palazzi che abbiamo qui a Palermo, sono meravigliosi gli interni delle case, ma voi lo vedrete. Questo film entrerà sicuramente nel cuore di noi siciliani, ma spero vivamente che lo possano condividere con noi tutti gli italiani. Per combattere la mafia non basta un film, ma questo rappresenta quasi una catarsi di cui... WhatsApp. Di cui si ha un estremo bisogno. Abbiamo bisogno di poter ridere della mafia, di poterla umanizzare per saperla combattere, di ricordarla e raccontarla alle nuove generazioni. E nel film Piff è geniale fino all'ultimo, persino nel finale. Vedrete come fa passare questo messaggio in maniera... piffica. In questo film Piff ci parla della mafia già morta o in carcere, ma non dimentichiamoci che la mafia esiste ancora, e non solo in Sicilia. Il nostro impegno giornaliero deve essere quello di combatterla, non pagando il parcheggiatore abusivo, per esempio. E niente, quando attacco a parlare di cose che mi piacciono non la finisco più. Avrò dimenticato sicuramente 600.000 cose. M'ero fatto una scaletta per essere più breve e conciso, ma sono stato breve e conciso corca! Andate a vedere il film, portateci i vostri figli, se non avete figli, fateli! E poi, fateglielo vedere.